Anton vive a Gaza con la moglie e le tre figlie, è un cristiano e lavora come responsabile della Caritas Gerusalemme a Gaza. Per lui, la sua famiglia, così come per milioni di persone che vivono in questo lembo di terra, sono ore drammatiche. Da giorni riceviamo avvisi tramite il cellulare che ci dicono di abbandonare le nostre case. Per questo ho deciso di cercare rifugio in una chiesa, sperando che la situazione migliori. Da settimane sotto le bombe e gli attacchi dell'esercito di Israele, la vita per milioni di persone è diventata impossibile. Le notti sono insopportabili, terrificanti. Da almeno 20 giorni non dormiamo. Viviamo nella precarietà assoluta. Non sappiamo dove possano colpire. Anton ogni giorno apre e si occupa di due ambulatori medici, uno nella chiesa cattolica e l'altro nella chiesa ortodossa. Qui, di continuo, arrivano feriti di ogni età. Siamo riusciti a trovare letti ospedalieri per i pazienti all'interno della chiesa. In molti si sono rifugiati da noi. Le malattie poi si stanno diffondendo a causa delle condizioni igieniche precarie. L'elettricità non c'è e tutto funziona grazie al generatore della chiesa, chiesa che rappresenta l'unica luce in questa oscurità. Papa Francesco è stato con noi fin dall'inizio, mantenendo un contatto costante con la chiesa di Gaza. La nostra sopravvivenza dipende dalla protezione della chiesa. يحمي هذا المجتمع الصغير المجتمع المسيحي